This is a preview file. This is a preview file. Sincera. Come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sempre nera, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire. Amore caro, amore bello, ti voglio più. Buongiorno. Seconda puntata di quelli della numero uno. Si chiude in 1971 con una canzone bellissima, scritta ovviamente da Mogol e Battisti, che è Amore caro, amore bello, cantata dal grande Bruno Lauzi. Amore caro e amore bello si rivela come uno dei più grandi successi dell'anno. Entra in classifica sparato, rimane al primo posto per settimane e praticamente riporta Lauzi nell'Olimpo dei grandi cantanti italiani. Però l'anno 1971 per la numero uno si chiude anche con una frattura, l'addio di Alessandro Colombini alla società. Qualcuno dice che Colombini se ne fosse andato perché aveva avuto una lite insanabile con Lucio Battisti a causa delle espressioni poco piacevoli che aveva avuto su Pensieri e Parole quando era uscito, asserendo che la canzone sarebbe stata la fine della coppia perché era una canzone orribile. Colombini ha sempre negato questa cosa, benché ci siano stati dei testimoni che invece asserissero di averlo proprio sentito dire così. E invece, in una intervista rilasciata a Musica Leggera di Maurizio Becker, un'intervista molto interessante, confessa che a un certo punto lui decise di abbandonare la numero uno perché i soci della numero uno, Mogol in testa, non avevano un'idea aziendale vera e in pratica era diventata e sarebbe comunque diventata il giocattolo di Mogol. E lui a queste condizioni non ci stava più, quindi abbandonò la società, abbandonò la numero uno e le sue azioni furono spartite fra Franco Dandelo e Lucio Battisti, che tra l'altro ne avevano meno di tutti. Per cui il numero uno si chiude con questa frattura, però si chiude anche come un anno importante, molto importante, ma ancora più importante è il 1972. Il perché? 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 Per questo motivo. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna o forse no, la sveglia mi guarda, non so. C'è l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano. Respiro la nebbia, penso a te. Insomma, lo avete capito, nasce la PFM. I quelli che per anni hanno suonato per i migliori cantanti della scena milanese, cioè Mussida, Franz Di Cioccio, Patrick Rivas, Flavio Premoli, eccetera, diventano la premiata Forneria Marconi
prodotti da Claudio Fabi, che arriva alla numero uno in sostituzione come direzione artistica di Alessandro Colombini, senza però forse averne il potere completo. Insomma, la PFM entra sul mercato discografico, sulla scena musicale italiana del rock prog, proprio con Impressioni di Settembre. Ma il 72 si rivelerà un anno miracoloso. Un anno miracoloso perché con i suoi successi la numero uno riuscirà a ripianare tutti i debiti contratti con la RCA italiana in un solo anno. Pensate che riuscì a restituire una cifra che si aggirava, adesso non vorrei sbagliarmi, io credo che fossero circa 350 milioni di allora, per cui vuol dire che il fatturato della numero 1 del 72 è stato pazzesco, grazie anche a questo disco e soprattutto a questa canzone. Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocar con la mente i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. C'è l'immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. Il 1972 si chiude con ulteriori successi. Vediamo un po' questo come... Non so male, lo mettiamo qui. Ecco. Il 1972, scusate, il momento Salerno del cappello, che non può mancare, si chiude con ulteriori successi, anche editoriali. Io vagabondo dei Nomadi al disco per l'estate, fa un successo incredibile, poi rimarrà in classifica fino a ottobre, novembre. E Gesell di Oscar Prudente, Ivano Fossati, Oscar Prudente, autore numero uno, Damiano Dattoli di Vagabondo, autore numero uno. Gesell fa successo con i Delirium a Sanremo, insomma due grandi successi di Torelli. Ma il 1972 per la numero uno si chiude anche con l'arrivo di questo personaggio. Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio direi. Io ti direi, torna da lui, ma la vendetta in me si è dissolta nel vedere te avere
restarti qui, ancora qui, vederti piangere così, sarà pietà oppure amore, e chi lo sa. Ok, così si chiude questa seconda puntata su quelli della numero uno. Ci manca la terza, quella risolutiva, quella che segnerà la fine di una storia incredibilmente stupenda che ho avuto la fortuna di vivere di persona. Alla prossima puntata, ciao! This is a preview file. This is a preview file.